quanto sai porre una pupilla nel pozzo, persi le ciglia e i capelli, e quella pupilla è morta e la famiglia felice. Se una sola volta osai porre una pupilla nel pozzo, la tenebra si fece sguardo e quella visione balbetta anche ora nella famiglia felice. Quella che ho in seguito definito con il neologismo di arte multimedianica rappresenta di fatto una condizione spirituale, prerazionale, in virtù della quale tutti i codici creativi, musica, fumetto, poesia, pittura, video, tendono a inverarsi reciprocamente, concorrendo ad evocare quello stato di alterità e di realtà estesa percepite dai medium o dagli sciamani. L'arte, come la scienza e la vita dell'uomo, nasce e finisce con un mistero. O meglio, è essa stessa un mistero. Un primo concreto esperimento multimedianico fu l'happening Opera Vil Diodati, tenuto nel 2002 nel Pozzo delle Arti di Pescara. Vestito di una cappa nera appartenuta ad un mio avo, leggevo una selezione casuale di mie poesie, circondato da dipinti reali, mentre altri scorrevano in un video artistico alle mie spalle. Il tutto corroborato dalle musiche dell'omonimo concept album, realizzato con un vecchio sintetizzatore Korg. L'intento era quello di evocare l'atmosfera morale che aveva presieduto alla nascita del romanzo gotico, tra le mura della villa di Diodati, dove Byron, Shelley e Polidori si sfidarono in una gara letteraria, partorendo gli archetipi di Frankenstein e del vampiro. Su piani diversi, sia i quadri che i film concretizzano lo stadio criogenico dell'istante in cui si compie il loop tra il déjà vu, ciò che è estraneo ma ci appare familiare, e il presque vu, quel che sentiamo di conoscere ma che non ci è possibile esprimere in maniera razionale. Nel montare queste varie immagini, che hanno tuttavia uno strato narrativo, ho cercato di perseguire il fine di evocare uno stato di alterità, non una mera surrealtà, perfetto, ma propriamente un modo diverso di esprimere la realtà è espressa attraverso l'irrealtà. Diciamo, essere un artista multimedianico, come mi definisco io nella fattispecie, può anche sembrare, diciamo, un'eterodossia, una blasfemia, perché essere allo stesso tempo autore e attore, scenografo, direttore della fotografia, operatore, doppiatore, scrittore, sceneggiatore, è effettivamente una sindrome che forse non viene vista con un grande ottimismo. Basta che il pubblico, almeno quello, sia fatto da qualcun altro. Thank you.
aver girato la trilogia fosfenica nell'arco di pochi mesi durante il 2003, da una parte per prendere dimestichezza con la nuova telecamera digitale, ma soprattutto per affinare il mio stile, sentì che era arrivato in un certo senso il tempo di alzare la mira e di ampliare il raggio d'azione della mia produzione multimedianica. Roma l'ho vissuta dapprima con gli occhi dello studente di storia dell'arte a caccia di capolavori caravaggeschi e di musei e di chiese straripanti di dipinti, statue e reperti. Ma col passare degli anni scoprì tuttavia che vi era una seconda città che lentamente traspariva sotto la cute di quella antica e imponente appannaggio dell'immaginario collettivo. Non era esattamente quella descritta da Pasolini, Ragazzi di vita, o da Nico D'Alessandria nel suo capolavoro L'imperatore di Roma. Piuttosto il gigantesco vestibolo di una dimensione mentale in cui mi era possibile avvertire la solitudine di un maestoso passato conficcato nel caos del presente. Come di riflesso, quel senso di remota alienazione amplificava la mia personale predisposizione alla melancolia. Soffro periodicamente di aure emicraniche. Quando mi accade di avere una di queste crisi in un luogo affollato, le mie capacità percettive ne vengono alterate, lasciandomi però in grado di analizzare la qualità di questa momentanea deformazione della realtà, provocata dal dolore e dalla sensazione di compressione dello spazio. Direi che Nepente e Logi in Praeneste derivano entrambi dalla sedimentazione, dal compostaggio delle memorie di quelle esperienze emicraniche di solitudine urbana, collezionate in quegli anni di esplorazioni e di visite erratiche nella città eterna. Nel primo, girato nel 2004, l'impossibilità di una relazione autentica nella vita quotidiana viene surrogata dalla possibilità di instaurare un canale di comunicazione oltre la vita per mezzo di un programma di chat attivato casualmente dalla protagonista. In Nepente, il corpo viene ridotto al recipiente grottesco di memorie di ragazze collezionate in un ciclo di possessione, assimilazione e trasmigrazione virtualmente infinito, in cui l'amore diventa detonatore dell'alienazione finale. Dalle profondità della metro agli acquedotti della periferia, tutt'intorno la città si erge, sorniona, maternamente insidiosa e immensamente spettrale, abbracciando, ingoiando e infine digerendo le passioni e le ossessioni dei suoi abitanti.